Al centro del comprensorio dei Monti Cimini si situa la riserva naturale del Lago di Vico, istituita nel settembre 1982. Essa fa parte del più ampio sistema dei parchi e riserve naturali del Lazio. La riserva si estende per circa 3.200 ettari e comprende vari ambienti come il lacustre, il palustre e una vasta area montuosa costituita da ambienti boschivi di notevole interesse. L'origine dei Monti Cimini è da attribuirsi a vicende geologiche irripetibili. Nel Pliocene, subito prima del Quaternario, qui c'era un gran golfo, quando la catena degli Appennini cominciò a corrugarsi e a produrre una specie di stiramento e di fratture delle terre sommerse che si trovavano ad occidente. Si formarono così due sistemi vulcanici principali come conseguenza, quello Volsino e quello Cimino, e nacquero dal primo il lago di Bolsena e dal secondo quello di Vico. I fenomeni vulcanici erano di tipo esplosivo ed originarono terreni formati da tufi e diffusero una gran quantità di lapilli che originarono, cementandosi, le rocce piroclastiche. Il primo monte ad avere attività vulcanica fu il Cimino, circa 4 milioni e mezzo di anni fa. Nel Pleistocene inizia invece l'attività vulcanica di Vico, che alterna pause a violente esplosioni con formazioni di rocce tufacee. Dopo questa attività si è avuto uno sprofondamento vulcanico-tettonico dal quale si è formata la caldera di Vico, tuttora ben visibile e contenente il lago ed il Monte Venere. Al centro della riserva si trova il lago con la sua forma tipica a ferro di cavallo dovuta alla presenza del Monte Venere. Esso si è formato quando è cessata l'attività vulcanica 100.000 anni fa. Le acque che scaturivano dalle sorgenti e le piogge riempirono la conca originando il lago con il monte Venere, che si ergeva come una penisola ad un livello d'acqua che arrivava fino ai bordi del cratere. Gli Etruschi e poi i Farnese scavarono un canale sotterraneo in modo da far abbassare il livello del lago di circa 20 metri. Oggi questo canale è il rio Vicano. Oggi il lago si estende per una superficie di 12 km quadrati ed il perimetro è di 18 km. La sua profondità media è di 22 metri e raggiunge la massima profondità di 49 metri e mezzo. Le sue rive sono coperte per la maggior parte di canne, mentre in alcuni punti troviamo della sabbia vulcanica. Le acque sono ricche di numerose specie di pesci, quali il luccio, la tinca, il coregone, l'anguilla ed il persico reale. Tra i mammiferi troviamo la nutria, sostitutrice della lontra. Il lago offre inoltre rifugio a molti esemplari che troviamo sulla superficie dell'acqua, come il fischione, l'alzavola, la canapiglia, la gallinella d'acqua, la folaga, il germano reale e l'airone cenerino. Thank you.
padrone indiscusso del lago è lo sbasso maggiore. Lo sbasso fa parte di un gruppo sistematico, quello dei podici pediformi, e ne troviamo circa una ventina di specie. Nel lago di Vico è presente una delle colonie più numerose d'Italia. La maggior parte di questi esemplari si possono osservare dalle rive del lago, spesso sono loro che si avvicinano ai bagnanti, come questi due esemplari di Germano Reale. Il Germano Reale è un'anatra di superficie a differenza delle anatre tuffatrici, quali il moriglione e la moretta, che si alimentano delle alghe sul fondo del lago e che vivono dove l'acqua è più alta. Il Germano Reale e le altre anatre di superficie, come l'alzavola, la canapiglia, la marzaiola e il codone, vivono nelle acque basse vicino alla riva e nei canneti. Anche molti uccelli acquatici sono osservabili dalla riva, come la folaga. Nella zona detta delle Pantanacce, la parte settentrionale della conca del lago, si estendono notevoli aree paludose formatisi dopo la costruzione dell'emissario artificiale. Questa palude è formata da estesi pascoli, alcuni dei quali acquitrinosi, in cui si svolge l'attività pastorizia, e da zone coltivate, alcune a noccioleti, altre a grano. I canneti raggiungono notevole estensione e ospitano una fauna ricchissima. Infatti, tra le canne nidificano il Germano Reale, la canapiglia e lo sbasso maggiore. Ed è possibile ammirare anche gli aironi e le folaghe e le gallinelle d'acqua.
La flora di questa zona, oltre che da canneti, è costituita da cardi, da rovi, che in estate danno i loro frutti, cioè le more, e da piante di sambuco. La vetta più alta della riserva è il Monte Fogliano, completamente coperto da superficie boschiva uniforme, formata da alberi di cerro nella costa interna alla cinta e di quercia nella zona posteriore. Inoltre si possono ammirare maestose faggete, anche miste al cerro sulla vetta. Il sottobosco è invece ricco di agrifoglio, biancospino, pungitopo, anemoni, la scilla bifoglia e il caratteristico ciclameno. La zona è popolatissima di specie di predatori mammiferi, come la martora, la faina, il gatto selvatico, la volpe, i tassi, le istrici, la puzzola, la donnola ed i cinghiali, i cui segni sono riconoscibili sul terreno e sugli alberi. Ai piedi del Monte Fogliano e sparse un po' in tutta la riserva vi sono le aree picnic attrezzate con tavolini e barbecue. Sempre sotto il Monte Fogliano si trova il sentiero chiamato dello Svasso Maggiore. Lungo il sentiero, segnato da diverse stazioni, si possono ammirare gli elementi naturali e non solo caratterizzanti la riserva.
Sul Monte Venere si estendono maestose faggete che annoverano esemplari di centinaia di anni con tronchi di notevole dimensione. La presenza del faggio è di notevole importanza in quanto qui scende a quote molto al di sotto del suo limite altitudinale inferiore all'Appennino. L'altitudine del Monte Venere è infatti di 530 metri. Questo tipo di faggeta viene definita depressa. Oltre il faggio e il cerro, sul Monte Venere sono presenti specie arboree, come i lecci, gli aceri, i carpini, ornielli e gli olmi. Anche qui si trova un sentiero chiamato Fondo delle Tavole che attraversa la faggeta ed è segnato da diverse stazioni. Un secondo sentiero, sempre ai piedi del Monte Venere, è dedicato ai non vedenti, lungo circa 1200 metri e segnato da una serie di stazioni con descrizioni in linguaggio Braille. Diversi altri sentieri si trovano sul monte, come questo, chiamato il Sentiero del Lago. Ovunque sono ammirabili esemplari equini, spesso liberi all'interno della riserva, che sono destinati soprattutto al turismo estivo. Infatti, oltre ad un campeggio all'interno della riserva, si trovano vari galoppatoi e gli agriturismi. Lungo tutta la riserva si trova un'enorme quantità di fontanili, dei quali sgorga acqua purissima.
che fino a qualche anno fa serviva da abbeveratoio per il bestiame. Sul lato ovest della riserva e lungo la strada che circonda il lago si trova la chiesetta di Santa Lucia. La sua edificazione risale al 1700 su commissione dei Farnese, che promossero in quella zona un insediamento di pescatori dal Veneto. All'interno si trova una statua della santa sfregiata in tempo di guerra e restaurata successivamente. All'esterno una vasca in peperino che serviva da abbeveratoio per il bestiame che di lì transitava, scolpito sopra di lei c'è lo stemma farnese. La fontanella sembra sia opera del Vignola. Una targa posta sulla facciata della chiesa ricorda la tragedia accaduta il 14 maggio 1900, in cui persero la vita 40 persone rovesciandosi da un'imbarcazione durante i festeggiamenti. La pesca sia da riva che da imbarcazione è un'altra attività molto fiorente nel lago, ma regolata da severe normative. Una serie di sport vengono praticati all'interno della riserva. Oltre che all'equitazione già ricordata, sul Poggio Nibbio si trova una pista di lancio con il deltaplano, dalla quale è possibile ammirare uno splendido panorama del lago. Il lago, non essendo navigabile con barche a motore, offre la possibilità di svolgere sport come il surf, la vela e la canoa. Così oggi la riserva è un vero polmone verde che sorge nel Lazio a salvaguardia della qualità della vita. La vera bellezza della riserva è la natura incontaminata che fa da padrona, specchiandosi nelle acque del lago.